Rich Farm nasce nel 2005 con l'obiettivo di aiutare i giovani a fare fondamentalmente nascere le loro idee, le loro iniziative e trasformarle in impresa. Noi dal 2005 ad oggi abbiamo investito oltre 15 milioni, abbiamo fatto partire 54 iniziative e fondamentalmente cerchiamo, oltre che dare un supporto finanziario e logistico e operativo per aiutare la nascita di queste imprese, cerchiamo di dargli anche un indirizzo, quindi cerchiamo di portare queste imprese a lavorare con il mercato e cercare di portare delle iniziative, delle idee che possano interpretare le esigenze reali del mercato, che secondo noi è la cosa più importante. Hackwine si inserisce proprio in questo tipo di iniziative che abbiamo in corso ormai da 2 anni, che mirano proprio ad avvicinare i giovani al mondo delle necessità vere delle imprese, in modo che non ci continuino a proporre delle iniziative che potrebbero nascere tranquillamente in California piuttosto che in qualsiasi altro paese del mondo, e siano invece molto più mirate a risolvere delle esigenze, delle necessità di quelle che, quelle che possono esserci nel territorio italiano. Quindi cerchiamo fondamentalmente di legare l'iniziativa, l'energia e la volontà di fare innovazione da parte dei ragazzi a quelle che sono le eccellenze del nostro paese. Hackwine ovviamente si inserisce in questo contesto, è sicuramente una cosa che va ad esaltare quelle che sono le peculiarità di eccellenza del territorio italiano in uno dei filoni che è il food and wine, che ci viene riconosciuto anche all'estero. E l'obiettivo di un'iniziativa come questa è quella di mettere di fronte a delle necessità di alcune aziende un 400-500 giovani come quelli che ci sono stati questo weekend, e fare in modo che loro possano portare delle idee nuove, un'energia e proporre dei modelli di business che possano in qualche modo accelerare un processo di affermazione di questi brand nel mercato. Abbiamo scelto di fare questa cosa con Vinitaly International perché credo che internet dia la possibilità a qualsiasi tipo di operatore di ragionare in termini globali. Vinitaly International, con Stevie che è straordinaria, non si pone nessun tipo di confine e cerca di interpretare tutte quelle possibili forze e iniziative che possono portare questo mondo verso mercati più ampi. Qui credo che il connubio, le opportunità che si potevano generare assieme per fare questa cosa, legandola a internet, alle tecnologie, verso un mercato più ampio, fosse proprio il connubio perfetto.